Questa chiesa è molto antica. Lo sa che qui ci sono stati i funerali di Giacomo Leopardi? Sì, sì, lo sapevo. Molto interessante. Peccato però per lo stato di abbandono generale. Qui ci hanno girato anche un film. Ah, sì? Sì, era loro di Napoli, mi sembra. È passato tanto tempo. Scusatemi un attimo, sbrigo queste persone e sono subito da voi. Faccia pure con comodo. Buongiorno, signora Anna. Buongiorno, prego, prego. Ah, vedete che a questa mensa ci sono i biscotti anche per la piccola. Grazie molte. Ora vi saluto, che sono con questi signori. Grazie, mi saluti suor Clelia, arrivederci. Seguitemi, vi mostro il resto. Questo convento è pieno di cose interessanti. Di qua c'è il cortile e da quest'altro lato si sale ai piani superiori. Prego, dopo di voi. Grazie. Questa è la famosa biblioteca. Interessante. Sì, purtroppo negli ultimi mesi però alcune delle opere più preziose sono misteriosamente scomparse. Scomparse? Sì, c'è un ladro che si intrufola, forse di notte, non lo so. Strano però, che non ho mai trovato segni di infrazione. È scandaloso. Libri antichissimi lasciati alla mercé del primo ladro che passa. Dovete prendere seri provvedimenti dal più presto. Questi libri fanno parte del patrimonio storico e culturale di questo posto e di questa città. Non possiamo permettere che la vostra negligenza e indifferenza mandino all'aria secoli e secoli di ricerche. Chiedo scusa, ma... Ah, ma di nulla. Lei ha ragione. Solo che oramai qui è rimasto ben poco di prezioso. Ed è per questo che dico che la suora da sola non ce la fa. Qui potrebbero organizzarsi grandi eventi, restituire il luogo alla comunità. Vede, io con la mia fondazione posso fare molto per questo posto. Renderlo di nuovo fruibile e far sì che non vada definitivamente in rovina. Anzi, spero che la suora sarà d'accordo con me. Se ha un minimo di cervello, sarà senz'altro d'accordo con lei. Prego. Grazie. Aspettatemi qui, vado ad annunciarvi al Sor Clelia. Grazie. Visto che spazio qui dentro. Qui si potrebbe fare una struttura alberghiera, un bed and breakfast. Sì, è davvero un bel posto. È uno spreco per tutto il quartiere. Altro che. Tutto questo spazio per una persona sola. Anzi, due. Diciamo due e mezzo. Mi dispiace, Sor Clelia non si sente bene oggi e non vi può ricevere. Come non ci può ricevere? Ma nemmeno per un minuto. Ma gliel'hai detto che il presidente ha dovuto rinviare una seduta della fondazione per essere qui oggi? Gliel'hai detto? Vabbè, non fa niente, Teo. Ma come non fa niente, presidente? Quella sta benissimo, non è malata. Non ci riceve perché sa che ci sono qua io con lei. Ma questa storia deve finire. Teo, non dire così. Vabbè, queste sono cose private che non mi riguardano. Vorrà dire che tornerò quando la suora si sentirà meglio. Ho un progetto da proporle.
Nel frattempo vedo se è possibile recuperare la giornata. La saluto. Sono mortificata. Buongiorno. Martedì mi accompagna al matrimonio. Martedì? Ne avevamo parlato, non ti ricordi? Ah sì, è vero. Però devo vedere se trovo il tempo, Non lo so. Dai, ci aspettano tutti, è importante. Fino a un certo punto. È importante se non mi distoglie dalle mie ricerche. A proposito, come vanno gli studi? Così così. Ieri per esempio cercavo un libro in biblioteca e non l'ho trovato. Ma come? Un altro libro è scomparso? Credo di no. Credo si tratti soltanto di cercarlo meglio. Ma che libro è? È un libro di magie. La leggenda dice che sia appartenuto a Virgilio Mago per i suoi esperimenti che l'hanno reso molto celebre nel Medioevo. Ah, Virgilio, intende quello dell'Eneide. Sì, cara. Perché devi sapere che Virgilio era considerato anche un potente mago nel Medioevo. Ed anche il protettore della città di Napoli, prima di San Gennaro. Caspita, abbiamo questo libro in convento. Ci dovrebbe essere. Sor Clelia, negli ultimi tempi, alcuni dei libri più antichi l'ha sposta del piano di sopra, per evitare nuovi furti. Magari è uno tra quelli, no? Considerato che è un libro molto prezioso. Ne parlerò con Sor Clelia. Grazie. Come mai questo interesse per Virgilio? Ecco che cosa rappresenta Virgilio per la nostra città. Guarda il tunnel. Si dice che l'abbia scavato superando i limiti geologici e strutturali. E poi guarda lì su. Quella è la tomba, costruita con una tecnica unica appartenuta a popolazioni ormai perdute nel tempo. Virgilio è quello che ha sistemato le prime fognature in città, pensa. E poi ha allontanato mosche e sanguisughe, guarito i cavalli dalle infermità. E ha addirittura trovato il sistema per fare sì che le carni non si guastassero. E ha portato piante salvifiche e medicinali a beneficio dei nostri avi. E poi ha ristrutturato le terme e le ha rese accessibili a tutti. E ha reso l'aria più salubre e il mare più pescoso. E tutto questo grazie al libro che Virgilio trovò sul Monte Barbaro, nella tomba del centauro Chirone. Ah, davvero un libro speciale allora. È un libro straordinario. Tra l'altro importantissimo per i miei studi sul sincretismo religioso in Italia. Vabbè, stasera vedo se lo abbiamo. L'avrete sicuramente, ma la vecchia non me lo darà mai. No, e perché? Anna, lo sai che quella vecchia non mi sopporta. Non ho mai capito cosa ha quella donna contro di me. Ma no, niente, che se l'è presa che non mi ha mai sposato. Anna, quella donna mi odia. Fa una cosa. Prendi il libro di nascosto e non dirle niente, eh? Ma come faccio? Lei si fida ciecamente di me. Le ho sempre detto tutto. Non questa volta. Stavolta non dirle niente. Capirebbe subito che è un piacere che stai facendo a me. Tu fai così, prendi il libro, io lo utilizzo. E poi dopo glielo rimettiamo al suo posto e lei non se ne accorgerà. Sei sicuro che sia la cosa giusta? E se poi se ne accorge? Ma quella vive in un mondo tutto suo, come se ne accorge? È proprio necessario, amore.
Cos'è questa faccia? Ho parlato con la sorella. Si è accorta del libro e si è arrabbiata. Come si è accorta del libro? Tu gliel'hai detto. Non gliel'ho detto. Non glielo volevo dire. Ma poi ho pensato che era meglio così. Quel libro è molto prezioso. Se dovesse succedergli qualcosa, la responsabilità... L'hai detto del libro? Non ci posso credere. Perché cazzo fai sempre di testa tua? Ti avevo detto di non dirlo. Se ho parlato ci sarà un motivo. Se no stavo zitto. Sei una cretina. E adesso come cazzo faccio? Perché? Dov'è il libro? Ce l'ho io. Ce l'ho io quella merda di libro. E sai che ti dico? Domani te lo porto e dopo vaffanculo tu e la vecchia. Capito? Ma caro... Mi hai rotto il cazzo. Stanco? Una bella salita, presidente. Ma come mai qua su? Ci siamo sempre visti in ufficio. Sarebbe stato un po' più comodo, no? Eh no, siamo in un posto speciale. Per un libro speciale. Eh già. La leggenda vuole che il libro fu trovato qui su, vero? Tutto molto letterario, presidente. Però adesso me lo deve restituire. Mi dispiace, ma ho paura che non sia possibile. Come non è possibile? La vecchia mi ha scoperto. Quella mi denuncia. E come l'ha scoperto? È quella stronza di Anne, sta. Te l'avevo detto di non fidarti troppo di lei. Ma lei non c'entra niente. Il problema è che la vecchia ha mangiato la foglia. È iniziata a nascondersi libri preziosi nella sua cella. Così ho dovuto coinvolgere Anne. E Anne ha parlato. Adesso dobbiamo trovare una strategia per uscirne puliti. È semplicissima, ce n'è una. Mi ridai il libro. Io lo restituisco ad Anna. Anna sa che sto studiando su quel libro. E lo rimette a posto. È facile. Teo, forse non capisci. Questo è di gran lunga il libro più importante e prezioso fra tutti quelli che abbiamo preso. E questo è il momento di prenderlo. Perché, come hai detto tu, la vecchia... La vecchia? La vecchia mi manda in galera, presidente! Ma tu sparisci. I soldi ce li hai, no? I soldi. Presidente, i soldi. Fino adesso lei mi ha pagato spiccioli e le ho portato i migliori libri di quel convento, quelli più preziosi. Adesso si tratta di cambiare vita o di andare in carcere. Io in carcere non voglio andare, è chiaro. Mi dispiace, Teo, ma è l'unica soluzione. Ti dispiace? Pezzo di merda. Allora la nostra associazione finisce qua. Hai capito? Restituiscimi il libro perché io in carcere per te non ci vado. Teo, calmati, aspetta, stai tranquillo. Io ho un piano. Ne usciamo puliti da questa situazione. Ma tu devi fare come ti dico io. Fidati, ascoltami per l'ultima volta. Noi siamo amici, no? Siamo sulla stessa barca. Dobbiamo remare nella stessa direzione, altrimenti affondiamo. Ascolta. Il piano è questo. È molto semplice. Io prendo e...
Buongiorno. Buongiorno. Posso scaricare? Prego, prego. Che cos'è questo? Ah, non lo so. Ma questo è nostro. Oh mio Dio. Oh mamma mia.